Ciao a tutti, bentornati di nuovo nel mio canale. Nel video precedente vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come tramite un comando molto molto semplice delle librerie di string di C potevamo riversare il contenuto di una stringa in un'altra. Oggi praticamente ho creato un piccolo programmino, ho già dichiarato due variabili, quindi string 1 e C programming, e la string 2 non è praticamente stata assegnata, è stata solamente dichiarata. Tramite il comando strcpy possiamo copiare la stringa string 1 e string 2. Dobbiamo passare alla funzione, prima di tutto la variabile che dovrà ricevere il contenuto, quindi in questo caso str2. E poi ovviamente come parametro chi gli sta passando il contenuto, quindi in questo caso non è string 2 che passa a string 1, ma è string 1 che riversa il suo contenuto nella stringa numero 2. Dopodiché andremo a fare un printf della variabile giusto per vedere se il funzionamento è corretto. Quindi il contenuto di str2 è percentuale s e gli do str2, è la seconda variabile che riceverà il contenuto di str1. Quindi CTRL S, vado a runnare, vediamo se ho fatto tutto bene. Vedete il contenuto di str2 è cprogramming. Ovviamente se vado a variare qui il contenuto della variabile, vado a runnare il tutto, prima salvo e poi runno. Vedete che il contenuto di str1 verrà riversato in str2. Ovviamente vi potete divertire, potete cercare anche di fare l'inverso della variabile così come vi avevo fatto vedere nella volta precedente, mandare a video ovviamente più informazioni, o potete addirittura chiedere all'utente tramite un printf e poi uno scanf di inserire tramite tastiera il contenuto della variabile e poi passare dalla variabile 1 alla variabile 2 o viceversa. Ricordate che il comando start copy ovviamente riceve come primo parametro la variabile che riceverà il contenuto, quindi quella attualmente vuota, e in questo caso vuota. Il secondo parametro è praticamente la variabile che passerà il contenuto, quindi ricordatevi questa cosa qua perché è molto molto importante. Vi allegherò al seguente video qualche informazione in più sul comando, se lo volete, qualche dettaglio in più, giusto per avere qualche approfondimento. Io ho finito, vi lascio, come sempre vi invito a mettere un bel like al mio video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video che pubblico. Ciao e alla prossima!